Spaghetti proteici, ma proteici sul serio, perché 100 grammi di questa roba c'ha 50 grammi di proteine, quindi non ne farò 100 grammi, che non ho mai provato e ora testiamo. Non sono niente male, sembrano integrali, invece sono fatti di soia. Ovviamente prese su Prodi sono 10 pizza 10 per pagare di meno. E ancora più ovviamente per testarli li facciamo al sugo, perché se la pizza è buona si vede dalla margherita, la pasta, dalla pasta al sugo. Meglio tardi che mai, ho testato anche la bilancia Prodis, che non è niente male, funziona abbastanza bene, c'è una funzione della tara che io uso tantissimo, è inaffidabile circa nel grammo, quindi si può fare. L'unica cosa, tenetela su una superficie super piana, perché sennò i valori si sballano subito, deve essere in piano. Da sola, è misantropa. Non sarò qui a farvi il tutorial della pasta a sugo. Tempi di cottura 8-10 minuti, noi ci fermiamo a 6, poi vediamo. A sorpresa hanno bollito 8 minuti, non sono ancora pronti, gli faccio fare 2 minuti nel sugo. Piatto piccolo per compensare la dose piccola di pasta. Non ha fatto una brutta faccia e ora andiamo di pecorino. E pronti! Allora, non è collosa, ha tenuto la cottura. Ovviamente non è pasta, raga, è soia, quindi... Poi è un mix di soia e semola, ma no, non è pasta, raga, non sa di pasta, è un'altra cosa. Ma sicuro, forse potevo addirittura farlo bollire un minuto in più. Vabbè, non c'è da dire mai, mi piace. Allora, mi raccomando, se li prendete fate le proporzioni, 50 grammi di proteine sono tantissime per la maggior parte delle persone, quindi attenzione. Invito proprio a cambiare la foto sulla confezione, perché sembrano spaghetti mosci, scotti, terribili, e invece no, non c'entrano niente.